Cosa dire del Gran Premio del Texas? È stata una gara con un vincitore, anzi due vincitori e uno sconfitto. Vincitore della gara Mar Marquez, che è veramente una pista che gli piace, tutto quello che vogliamo, però in queste condizioni che non è ancora al 100%, ha dato 4 secondi, figuriamoci quando stava bene. Comunque dai, direi che Mark sta tornando quello che era e sarà sempre l'uomo da battere. Oggi ha fatto vedere che è sempre un fenomeno, è sempre forte nonostante tutto. Questo siamo contenti, perché poi nello sport, quando c'è il personaggio e il vincente, le gare sono molto più belle. L'altro vincitore è Quartararo, Fabio. Questo secondo posto vale oro per lui, ma oro. Non è che sia accontentato, perché Marquez andava molto più forte. Però questo secondo posto lo porta a 53 punti di vantaggio su Bagnaia. Sono tanti a 3 gare dalla fine, troppi. Finché la matematica esiste c'è sempre una speranza, però è molto difficile. Penso che a Misano ci possa essere l'incoronazione. Speriamo di no, per quanto riguarda noi italiani. Lo sconfitto, se possiamo dire così, tra virgolette, è Bagnaia. Ma non perché è arrivato terzo, perché poi uno che arriva sul podio, sconfitto non è. Era una cosa non prevedibile, però poteva capitare, perché il weekend non è stato un grande weekend. Lui ha capito il problema del T1 quando Miller l'ha aiutato, ma l'ha capito solo durante le prove, diciamo, la Q1 e la Q2. E questo, sai, quando non fai poi weekend e non provi, poi in gara magari le cose cambiano, e purtroppo è successo questo. Non è stata nemmeno una bella partenza, alla fine ha rimontato anche bene, ha trovato un podio che ha valore, perché ripeto, la matematica non lo condanna. C'è un quarto vincitore, secondo me, che è Elia Bastianini, che è un rookie, è partito 16esimo, è arrivato 6esimo con un sorpasso finale a Mir e a Miller, incredibile, ed è un bel talento. In 3 gare ha fatto 2 sesti posti e un podio, e quindi pensate un po' se avesse incominciato prima. Però è una buona freccia nell'arco Ducati per la prossima stagione, per il futuro. Per il resto direi un Miller spento, un Miller che sì che ha aiutato Bagnaia come compagno di squadra, però un Miller che non è quello che si aspettava probabilmente la Ducati, nemmeno noi sportivi. Sembra appannato, che abbia qualche problema, che patisca forse la forza di Bagnaia, non credo, perché gli australiani generalmente non patiscono questo tipo di guerra fratricida fra compagni di squadra. Questi sono un po' tutti i discorsi sul Gran Premio. C'è da dire che la Honda ha sempre una moto che solo Marquez la guida, la Yamaha ha solo una moto che la guida solamente Quartararo, la Ducati ha solo una moto che la guida Bagnaia, e quindi è un problema di leader. Questo ad esempio la KTM manca. La KTM fa un grande lavoro di giovani, partendo dalla Rookie Cup, però poi alla fine gli manca il bomber. È come una squadra di calcio che gioca molto bene ma non ha il centravanti che fa i gol. E vincere i mondiali con Oliveira, Binder, credo che sia una cosa quasi impossibile. Contenti per il ritorno di Dovizioso, che non è andato male, si sta cucendo la moto addosso per la prossima stagione. È uno, gli ho parlato, uno che ha voglia, rispettiamo la sua decisione, perché lui ancora tante frecce al suo arco. Sono convinto che il prossimo anno con la moto ufficiale possa dire qualcosa di importante. È chiaro che, vedendo le cose come sono, se Marc sta bene, l'uomo da battere non sarà il campione del mondo di quest'anno, ma sarà Marc Marquez, anche se non è il campione del mondo. Mi dispiace vedere Petrucci in queste condizioni, ecco. Però la catena è scesa, ormai pensa che il campionato finisca, un po' come Valentino Rossi. Ha chiuso la luce, fa quello che può. Probabilmente corre per i tributi dei suoi tifosi. Anche oggi qui ad Austin c'erano una marea di bandiere gialle. Posso immaginare l'ultima gara a Misano, quanta gente ci sarà per tributargli il giusto onore che si merita. Si pensava potesse finire un po' meglio, però va bene. Valentino, finché ha potuto, finché ha avuto l'ultima goccia di forza, è stato in questo mondo. Comunque un gran bel Gran Premio. Ragazzi, che caldo oggi in Texas, c'erano 30 gradi. Dopo i 30 gradi un bel bicchiere di prosecco mi fa andare avanti a 25 gradi. Cin cin, ragazzi. Io comincio a berne un sorso. Sempre una cosa fantastica. La bevo insieme agli amici della Ducati, che sono fans del prosecco, ve lo posso assicurare. Ho visto una marea di motociclisti oggi, una marea di
di automobilisti tutti gasati per il moto mondiale. Qua in America le moto è uno spettacolo, urla, grida. E alla fine gli consiglierei di bersi un po' di mani. Ho visto tanti bere prosecco, piace molto agli americani, però anche loro, che sono un po' peggio di noi, dovrebbero bere un po' più consapevolmente, glielo diremo, perché bere bene vuol dire bere con tranquillità, con calma e godersi la bevuta, ed è quello che consiglio a tutti. Fatelo a casa, fatelo con gli amici, ma fatelo sempre consapevolmente. Il prosecco fa bene, ragazzi, cin cin.